Shalom Ekulam, buongiorno a tutti e bentornati sul canale Filosofo di Strada. Abbiamo affrontato nel video precedente un argomento piuttosto spinoso, le trasfusioni di sangue. Beh, quando c'è di mezzo la vita umana, l'argomento è comunque sempre spinoso. Andiamo in questo video con qualcosa di più leggero, ma comunque secondo me anche sentito da molte persone. L'argomento è la preghiera. Quindi torniamo un po' in quello che è l'ambito dell'Antico Testamento, in quello che è l'ambito magari più religioso, però neanche poi così tanto, perché la preghiera fa parte un po' di tutte le filosofie, di tutti i credo. E vi sono molti tipi di preghiera. Vi è la preghiera che è una richiesta, vi è la preghiera che è una lode, vi è la preghiera che è una cosa che intercorre personalmente tra noi e la divinità o le divinità in cui crediamo. O comunque magari rivolta verso il cosmo in generale, verso gli altri, verso un intento. Quindi la preghiera può essere molto variegata. Però la preghiera è qualcosa di tutto sommato importante per noi, perché ci mette in contatto con qualcosa di particolare. Ci mette in contatto con gli altri, ci mette in contatto con l'universo, ci mette in contatto magari con la divinità in cui crediamo. Come viene però strutturata la preghiera? Beh, quando prende un senso religioso è generalmente una preghiera di lode e di sottomissione. Volevo però aprire una parentesi. È qualcosa di cui abbiamo già discusso, ma mi piace sottolineare. La parola religione ultimamente è diventata quasi una brutta parola. Sei religioso, mamma mia, ancora credi nella religione, ancora credi in bla 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 bla. Beh, la religione non è una cosa poco importante, la religione è una cosa importante perché è parte del credo di una persona, è parte anche del comportamento di una persona, è parte della vita di una persona. Il problema arriva quando si crea confusione tra quella che è la religione come interiorità e quella che è la religione stabilita dalle autorità. Come ho già detto in altri video, purtroppo la religione è considerata cosa? Quella delle istituzioni. Quindi i grandi imam per l'Islam, i grandi rabbini per l'ebraismo, il Vaticano per i cattolici e le grandi, diciamo così, correnti che occupano i vari monasteri in Tibet, in Giappone, in Cina, tutti comunque hanno un'autorità. Fanno della religione una cosa di autorità. Fanno della stessa preghiera una codificazione. Questo viene identificato come religione. Nel significato originale, religione vuol dire relegarsi al re. Relegarsi al re cos'è? Il re è il cosmo, è l'universo, è l'immensa energia in cui viviamo, di cui noi stessi facciamo parte. Quindi religione è relegarsi al re interiore. Noi, insieme alla divinità, insieme a quello a cui crediamo, perché è giusto che sia così, ma soprattutto dentro noi stessi, dentro la nostra stessa divinità, dentro il legame che ci lega all'universo. Ecco perché la preghiera è un momento di unione, unione con la divinità e unione con se stessi. Nella religione istituzionalizzata, purtroppo, la preghiera viene vista spesso come una richiesta. Una richiesta, una lode smisurata, oppure un totale sminuimento della persona. Porre noi e la divinità su due piani veramente ultradistanti. Ecco perché, per esempio, in molte preghiere cristiane, soprattutto cattoliche, c'è questa distanza incredibile tra Dio e la persona. Sono quelle cose veramente che sono difficili da concepire, no? Mea culpa, mea culpa, mea massima culpa. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, sono un peccatore, non sono degno, eccetera, eccetera. Tremendo, pensiamo a una divinità che è lì sopra, che è superiore e che crea una serie di peccatori e una serie di persone indegne. Beh, non sarebbe una divinità particolarmente furba e né particolarmente efficiente. Quindi la preghiera deve essere qualcosa di personale, sì, può essere anche qualcosa di codificato. L'importante è che sia qualcosa che noi sentiamo. La preghiera è generalmente
oltre a metterci in contatto con la nostra parte divina, aiuta noi stessi a stare bene. Quindi, per chi prega, naturalmente, perché la preghiera non è una cosa obbligatoria, si è religiosi anche senza pregare, si può seguire una religione senza essere in nessuna istituzione, così come si può non seguire nessuna religione. Fondamentalmente la nostra vita è basata sugli atti e sull'azione, questo indipendentemente dal fattore religioso. Però dobbiamo essere consapevoli che anche la religione fa parte della vita e nella religione non c'è niente di sbagliato. Se facciamo della religione un fatto di congregazione e di intenti di volontà, o ne facciamo anche solo un fatto singolo, ma che si attenga veramente a quello che è la nostra interiorità, soprattutto a volte a quelli che sono gli originali insegnamenti dei maestri, perché molti maestri hanno dato dei grandi insegnamenti. Peccato che l'uomo li abbia poi travisati, modificati, ma questo lo vediamo, ne abbiamo un esempio. Noi citiamo in questo canale i testimoni di Geova, ma credetemi, le religioni che hanno fatto manomissioni, mutamenti e stravolgimenti delle scritture sono praticamente quasi tutte. Questo ha portato oggi a vedere la religione da un punto di vista veramente così poco affidabile, o fatto di persone poco affidabili. E questo per carità è vero nelle istituzioni, ma molti praticanti che sono religiosi, praticano una vera religione, praticano quello che è un cammino comune, il riunirsi alla divinità. Ecco perché la preghiera può essere un momento importante. Come viene vista la preghiera nell'ebraismo? Beh, penso che più o meno nella cristianità chi ci è passato conosce quelle che sono le preghiere, il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Credo, comunque preghiere stereotipate che portano a un'esaltazione del divino e veramente a una demoralizzazione dell'essere umano. Nell'ebraismo vi sono preghiere religiose, ma le preghiere religiose più che altro sono una lode verso il Creatore e sono così un momento di contatto con Dio. La cosa principale cos'è? Che molte preghiere in alcune religioni istituzionalizzate passano dalla lode alla netta richiesta. Nell'ebraismo non vi è mai una richiesta di qualcosa di particolare o di materiale, ma la preghiera o è di lode o è di richiesta di intenzione. Cosa vuol dire richiesta di intenzione? Vuol dire che io chiedo alla divinità, barra quindi me stesso, con la partecipazione del mio spirito, la giusta intenzione per qualcosa. Questo serve nella preghiera per le religioni così, chiamiamole occidentali, istituzionalizzate, non tanto, ma libere, sì. Ed è anche quello che è il principio della preghiera orientale o a volte della meditazione, l'intenzione. L'intenzione è fondamentale. E faccio un esempio banale. Io domani ho un esame molto difficile. Cosa posso chiedere? Se credo in una forza superiore, in qualcosa di superiore, posso chiedere la tranquillità, la serenità, che l'ambiente che mi si crea intorno mi aiuti ad avere qualcosa di favorevole. Quindi, per esempio, di riuscire ad affrontare un esame con serenità, con tranquillità, con animo interiore tranquillo. Posso chiedere alla divinità di studiare al posto mio? No, assolutamente, non possiamo pensare a una cosa del genere. Pensate ad andare l'indomani a un esame universitario scolastico e dire: ah, guardi, non ho studiato, però ho fatto una meditazione incredibile. Cioè, è assurda come cosa. Quindi la preghiera per l'ebreo è una lode verso la divinità, verso colui che sta in alto, o è comunque una richiesta di intenzione, ma mai una richiesta di qualcosa. Perché mai l'universo, perché mai l'insieme della forza cosmica, la divinità, quello in cui noi crediamo, dovrebbe regalarci qualcosa per il nostro aspetto, perché siamo belli? No. Noi possiamo richiamare verso di noi quell'energia positiva che ci dà la preghiera. In questo caso, cosa possiamo chiedere? Possiamo chiedere la giusta intenzione. Quello che in ebraico si chiama elevare una preghiera.
è, diciamo così, una differenza fondamentale, ad esempio, nell'ebraismo? Beh, nell'ebraismo, quando c'è una preghiera di lode, una preghiera intenzionale, ci si rivolge a Dio, alla divinità, all'entità superiore, chiamiamola come vogliamo. Il rapporto è diretto. Ma che, perché? Perché facendo tutti parte dell'uno, ed essendo noi comunque parte dell'uno universale, noi facciamo una preghiera che passa anche attraverso noi stessi. E qui la preghiera non può che essere diretta. Il nostro rapporto con Dio, con la divinità, con l'entità superiore è totalmente diretto e senza nessun intermediario. Quindi non come si fa, ad esempio, negli evangelisti, nelle varie, diciamo così, pratiche protestanti, negli stessi testimoni di Geova, che si passa per esempio per Gesù. Questa cosa non esiste. Ma non è per una questione del personaggio di Gesù che il contatto con Dio è diretto. Cosa vi è anche di differente? Che la richiesta è spesso diretta. Non segue così, diciamo così, un filo programmato. La preghiera è in un certo senso improvvisata. Perché? Perché effettivamente i giorni cambiano, le esigenze cambiano, le situazioni cambiano e la nostra richiesta di intenzione chiaramente cambia secondo delle situazioni, cambia secondo l'ambito in cui noi ci troviamo. E questo è fondamentale. Come avviene la preghiera sostanzialmente nell'ebraismo? Visto che parliamo di Antico Testamento, parliamo di differenze. In realtà specifichiamo una cosa, nell'Antico Testamento non vengono date delle indicazioni sulle preghiere. L'istituzione della preghiera è per i cristiani un'istituzione evangelica, per gli ebrei è un'istituzione rabbinica. Perché nell'Antico Testamento si parla di pregare Dio, di mettersi in preghiera, ma non vengono indicate preghiere. Perché la preghiera è sempre stata pensata come qualcosa di libero, un rapporto quasi intimo tra la persona e il suo creatore, la sua divinità, la sua entità, la sua energia. Questo è fondamentale nella preghiera. Nell'ebraismo religioso vi sono tre momenti di preghiera che sono i classici, la mattina, il pomeriggio e la sera. È, diciamo così, una preghiera istituzionalizzata, sono preghiere fisse che si recitano e hanno una loro sequenza. In parte sono di lode e in parte sono di ringraziamento. Se si vogliono fare delle richieste, allora sono preghiere extra liturgia, ma come ripeto, devono essere preghiere per la giusta richiesta di un'intenzione, non per ottenere qualcosa o per far sì che la divinità lavori al posto nostro, perché questo non è concepito. Quindi, entità o Dio studia al posto nostro o fammi vincere al lotto, ecco, non è una cosa che si pratica, una cosa consentita nell'ebraismo. Un'altra cosa che non esiste rispetto alla cristianità è la confessione. Non ci sono intermediari e soprattutto non c'è una confessione, e questa è la cosa principale. O se noi vogliamo avere un dialogo con Dio e ammettere magari di avere sbagliato, riconoscere una propria mancanza, riconoscere un proprio peccato, ma non è una confessione, è qualcosa che serve a noi stessi per liberarci. A volte se abbiamo fatto qualcosa che non ci è piaciuto, qualcosa che non avremmo voluto fare, non basta scusarci magari con la persona, ma si vuole fare qualcosa di più. E allora confidare così nel divino è un senso liberatorio, ma non c'è un peccato nel senso come intende ad esempio la cristianità, dove il peccato va scaricato tramite intermediari, ma questi intermediari chi sono? Sono degli uomini come noi. Uomini che però quale potere hanno? Quello dato da un'istituzione ecclesiastica, politica. Nell'ebraismo questo non può essere concepito, nell'ebraismo l'unico rapporto che esiste con Dio è diretto, così come lo è tra l'altro nell'Islam. Nell'Islam è il massimo rapporto che si ha tra la divinità e la persona. La cristianità ha creato una serie di intermediari.
Noi pensiamo alla preghiera che si fa, per esempio, nell'Islam direttamente ad Allah, nell'ebraismo direttamente ad Hashem, nel cristianesimo, specialmente quello cattolico, beh, ne abbiamo Padre Pio, San Gennaro, San Pasquale, Sant'Antonio, eccetera, eccetera, le varie Madonne, decine di Madonne diverse. Beh, poi, diciamo così, proclamare la propria unicità di Dio diventa difficile a questo punto. E le preghiere generalmente cosa sono? Nella cristianità generalmente sono preghiere di richiesta, chiedere a Dio, alla divinità, di fare qualcosa al posto nostro. Questo nell'ebraismo e nell'Islam non succede. Le preghiere sono o di lode o di richiesta di una giusta condizione. E la richiesta di una giusta condizione è richiedere alle energie, alla divinità superiore, che noi si possa essere nella migliore condizione possibile per affrontare qualcosa, cose che poi dobbiamo affrontare noi, non la divinità. Questo è fondamentale. Riassumendo quindi la preghiera come un momento di raccoglimento, come un momento di contatto con il divino o con l'entità superiore, ma soprattutto un momento di raccoglimento interiore. Momento di contatto profondo con se stessi. Questa è la preghiera. Questa è la meditazione orientale. Conoscere se stessi. Conoscere se stessi mettendosi anche in confronto con quella che è la nostra esigenza del momento, con quella che è la nostra mancanza del momento. Chiedere un aiuto interiormente a noi, attraverso la nostra parte divina, quindi attraverso la preghiera, attraverso il divino, attraverso l'entità. Questo è normale per le persone che hanno una certa confidenza con la religione, con quella che è la parte della preghiera, con quella che è la parte mistica. Però la preghiera non è una richiesta indiscriminata di beni o di servizi. La preghiera è qualcosa di fondamentale per trovare una nostra unione con il divino, con la divinità e quindi con il nostro sé interiore. Io vengo da una tradizione chassidica e nel chassidismo la preghiera è totalmente libera e la preghiera è gioia. Se vedete dei filmati che ritraggono i chassidici, su YouTube ne trovate tantissimi, vedete che il loro modo di pregare, di andare in giro per le strade, è ballare e cantare. Questa è la maniera di lodare il Creatore e di stare in pace con se stessi. La lode attraverso il riconoscimento della bellezza della vita, con tutte le sue interiorità, esteriorità, con tutte le sue bellezze e anche con le cose brutte. Riconoscere la bellezza, riconoscere il dono della vita, cercare di avere giusta intenzione. Questa è la preghiera che ci unisce con il divino e fa star bene noi stessi. Quindi la preghiera come un momento sostanziale di introspezione e anche di estrospezione. Questa è la preghiera per l'ebraismo. Questo penso che dovrebbe essere la preghiera per i vari credo e per le varie filosofie. Bene, un video un po' più leggero, un video un po' così, dove ho espresso quello che è un po' il pensiero ebraico, anche la mia opinione sulla preghiera. Qualcosa da riassumersi in un pensare alla religione come qualcosa di positivo, non purtroppo di negativo come viene visto ultimamente, ma pensare che la vera religione è la nostra religione interiore, il nostro contatto con la divinità e il nostro contatto con la nostra divinità interiore, in quanto esseri divini. Grazie ancora per seguirvi, vi mando un saluto ed un abbraccio, grazie all'amico Mimmo che continua a permettermi di operare su questo canale e al prossimo video, Leitarot Lekullah, un arrivederci a tutti.